È andato in onda ieri sera il reportage realizzato da Vittorio Brumotti sull'eolico selvaggio in Molise. L'inviato di Striscia la Notizia, arrivato ad Altiglia la scorsa settimana, era stato chiamato da Vittorio Sgarbi, che ha contribuito alla realizzazione del servizio. Finalmente, come ha affermato lo stesso Sgarbi nel corso della sua visita a Sepino, il problema dell'eolico selvaggio viene sottoposto al giudizio di un tribunale popolare, che è quello dei tanti cittadini che guardano il programma di Canale 5. Io sto bazzicando con la mia bicicletta nella valle del Tamarro. Tamaro. La bombazza! Uè Vittorio, che fai con le quattro frecce qua? Beh, questo è l'epicentro del mio viaggio sentimentale. Quando io penso a un luogo in cui voglio andare, dove non troverò nessuno se non me stesso, penso a Altiglia, Sepino, Pietrabondante, e qui in Molise dove siamo, dove c'è il punto più alto dell'Italia dei desideri. E siamo in un luogo che intorno ha una natura incontaminata. Qui vogliono mettere 16 pale eoliche che si vedono da qua verso San Giuliano. E l'idea è che un luogo come questo, lì in fondo, sul crinale di quella collina, sia dominato da questi enormi cazzi di 150 metri, è una cosa folle, perché proprio il fatto che non ci sia niente è la poesia del luogo. Qual è la direzione dove sorgeranno le pale? Là dietro. Là dietro? Là dietro, adesso le nuvole impediscono di vederle. Ecco, eccolo là, dove vedi quelle case? Eccolo là. Stop all'eolico in Molise. Stop all'eolico in Italia. Stop all'eolico nel mare. Se lo devono mettere nel culo. Neanche una, non 2500, 3012, fine, punto. Se le mettono nel culo le pale eoliche, nel culo se le devono mettere, una per una. Allora Vittorio, qua è fantastico, qua è uno spettacolo. A 6,5 km forse verranno issate 16 pale eoliche, ma grazie a te adesso si sono interrotti i lavori. Beh, grazie a me, grazie a 110 associazioni che hanno fatto una protesta e alla fine hanno pensato di chiamarmi, e io ho chiamato te, e ho fatto un appello al Presidente della Repubblica, al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio e poi anche a un molisano come Di Pietro e a Saviano, perché combattano veramente la mafia, che è quella che vuole distruggere la bellezza e togliere al paesaggio la sua dimensione così di luogo dove tu fino all'orizzonte più lontano non vedi nient'altro che il paesaggio. E allora la speranza è che realmente, come anticipato ieri, i lavori sul crinale della Castagna vengano bloccati. Dai primi rilievi si evince la mancata previsione nel progetto della distanza, secondo quanto detta la normativa in materia, tra le pale eoliche ed i siti protetti dal vincolo paesaggistico.